facevi un tipo? Gigro Bro. Cioè, proprio... Anche per perfetti sconosciuti. Mi sono piaciuti tutti e due, però lo chiamavano Gigro Bro, c'ha una componente poetica fighissima, cioè l'azzardo di provare una cosa nuova. Perfetti sconosciuti invece lo vedevo come un'operazione chirurgica perfetta, che ho invidiato tantissimo. Tutti e due mi sono piaciuti tanto, quindi diciamo che facevo il tifo per queste due cose. Quindi tutto sommato è andata bene, perché Perfetti Sconosciuti è il miglior film, Gigro Bo ha portato a casa 7 statuette. No, sono orgoglioso di... perché in Italia sono poche le cose così, e invece pian piano stanno accadendo delle cose, e sono figo di poterle almeno guardare. Avresti voluto far parte di Gigro Bo? Ovvio, sia di Gigro Bo che di Perfetti Sconosciuti, però tempo al tempo. Magari, non lo so. Senti, e invece la tua esperienza televisiva come sta andando? Bene, con... Il Della Scottale? No, molto bene, mi diverto da morire. Poi siamo a Sky, che caspita, il paradiso dello stare bene, ti mettono proprio a tuo agio e ti danno l'opportunità di fare quello che pensi sia la cosa migliore. Magari in altri posti non è così, a Sky invece ti dicono vai tu. Tu Golden Buzz, tu l'hai fatto così. Una bimba comica, 11 anni, saper gestire il silenzio, che nella comicità è la cosa più difficile, è stupefacente, quindi sono così allora. C'è stato qualcun altro che ti ha preso e ha detto arcina? No, Lucrezia no, non ho proprio nessuno. Prossimi progetti? Ma noi facciamo sempre le nostre cose su internet, e al cinema faremo qualcosa, mi auguro. Non so ancora, non posso dire cosa, però mi auguro che sarà la cosa giusta. Allora invitiamo gli amici di Fanwick a vedere, a seguirti. Se volete, amici di Fanwick, io vi invito a vedere le cose che faccio. Se non vi piacciono, mi dispiace.